Non se ne è accorto nessuno che non è partita la musichetta dei Sims perché era già aperto. Morivangi amici, ciao amici. No, è che sentivo masticare e non capivo che cosa fosse. Allora, aspettate. Parabam, parampam, pam, pam, pam. Controllo che tutto stia registrando. Sì, quindi rimorguanza amici, ciao amici. E benvenuti in un nuovo episodio della mia serie di The Sims. Sarai una brava presentatrice, vero? Carichiamo una partita. Ah, l'ultima è quella con FabiJ, dove vi ho chiesto appunto di scegliere una casa, una bella casa per potergliela fare. Spero abbiate commentato perché poi andrò a vedere i vostri commenti. Ma ora voglio provare una cosa, ragazzi. Abbiamo l'espansione della lavanderia da almeno 2 mesi e non abbiamo ancora fatto il bucato, e grazie ai vostri commenti me l'avete fatto vedere. E quindi oggi manderemo i nostri schiavi figli a fare il bucato. Beh, mi sembra giusto, eh? Eccoci qui in casa. Allora, è partito già e vediamo una fiammotta che ormai è diventata grande, che è impazzita. Probabilmente le piacciono troppo i sandwich. Fiamma, qual è il tuo gravissimo problema che hai? Niente, le piacevano i sandwich. Ah, già, che c'è stato un incendio in casa mia. C'è Sasha in una posizione molto particolare che cerca di rilassarsi per questo incendio. Ti stai rilassando, amore? Assumi un terapista di massaggio. Ma che terapista? Assumi un terapista di massaggio. Basta che sia maschio, eh. Te lo faccio fare. Sta arrivando un sempre il servizio richiesto da Sasha Burci. Spero che sia maschio. Sabri invece è fiduciosa, perché Sabri ha spento l'incendio, quindi è fiduciosa. Cosa vorrebbe fare? Vorrebbe esercitare a parlare davanti a uno specchio. Ottimo, fantastica. Cucinare cibo per animali. Usa il frigorifero o la cucina per cucinare cibo per gli animali. Ma veramente? Quindi oltre a ste crocchettine qua posso dargli del cibo io? Vediamo un attimino. Assumi Supraya Delgato come fornitrice di catteri. Ma Supraya non è la mia veterinaria? Fa impasto veloce, aggiorna. Cucina. Vediamo se posso cucinare il cibo per il cane e il gatto. Patatine tramezzino. Tacos. Globi oculari. Ma cosa diavolo? Ma non ci sono, dai, ma mi avete preso in giro. Non c'è il cibo del cane. Abilità, vediamo. Ah, questo è in base alle abilità. Magari potrei dargli del pesce fritto. No, fritto no, fa male ai gatti. Un attimo che controllo. Biscotti spettrali. Ma non mi quadra qualcosa. Diceva apri il frigo o cucina. Ma aggiorna, nel senso che posso farlo diventare. Ah, raffreddamento sportello frigo d'acciaio. Però quello immagino quando vado avanti che sblocco le altre cose. Ah, ok, è arrivato un massaggio. Un uomo, fammi sapere che tipo di massaggio vuoi fare. Allora, un attimino che poi controllo. È arrivato il terapista del massaggio. Sasha, vai qua. Mamma mia, te la tratti bene, eh? Ricevi un massaggio sportivo svedese con le pietre, aromaterapia con bocciolini. Di loto, lavanda, rosmarino e menta o aromaterapia Yalang Liang con le pietre, quello che costa di più. Vediamo come sarà il massaggio con le pietre. Non lo sa neanche lui perché probabilmente lo sta leggendo. Mentre Sasha sale a farsi fare il massaggio, io volevo capire come fare il cibo per il cane. Faccio i globuli formaggiosi, quel cavolo che è. Oh, mi sa che poi c'è da pulire la macchina del caffè. A proposito di macchina del caffè, ce la siamo comprati anche io e Sasha. Così, ieri sono andate a comprarci la macchina del caffè. Allora, Kevin è giocoso perché si è appena fatto il bagno, quindi è bello pulito, ha fame, si mangia il tramezzino che ha leccato Mirta. Dai, mamì, ma come dormi? Con le chiappe di sopra. Chloe è felice e allora, visto che è felice, spazzolerà un po' la mia culona sederona. Dai, spazzola questa Mirta. Stai andando a farti fare il massaggio? Ecco, vestito sportivo. Mi raccomando, niente flirt, eh? Un bel massaggetto con le pietre. Vediamo se usa le pietre. Sono molto curiosa. È teso, porta il cane a fare una passeggiata per rilassarsi. Ok. Ah sì, gli sta mettendo veramente le pietre. Sapete che io l'ho fatto questo massaggio in crociera? No, ma non puoi scorreggiare. Avete visto che cosa è successo? Vabbè, questo è stato. Vabbè, tanto non c'è Tudor, ve la racconto. A San Valentino, io ho regalato un messaggio a Sasha e uno a Tudor. Ragazzi, esce Tudor dalla sala massaggio ridendo come un pazzo. Mi ha detto che praticamente quando la tipa gli ha scroccato la schiena, lui ha sparato un peto che la tipa si è messa troppo a ridere e ha scorreggiato in faccia alla tipa. Vabbè, dettagli. Niente, Tudor è fatto così. Ah, Chloe va a scuola. Sofia, amore, stai andando a scuola anche te? Sofia è a scuola. Kevin sta andando a scuola. Spero anche Dorothy. È sparita Dorothy. Dorothy ancora. In che diavolo di famiglia sarà andata a cacciarsi Dorothy adesso? Non lo so, ma lo scopriremo solo vivendo. Vabbè, la troveremo poi. Sarà sicuramente andata. Oh, io scommetto che è andata nella famiglia di Suri. Perché non so se avete seguito
seguito le altre mie puntate. Ogni tanto Dorothy scompare e la ritrovo nelle altre famiglie, così un po' a caso. Brava Mirta, fatti le unghie qua. Sì, che adesso ti mando papà a farti sgridare. Cioè, magari dopo, perché ora papà si è fatto un bel massaggino. Ringrazia. Presentazione amichevole. Dopodiché direi chiedi di andare via, perché è il momento. Allora, oggi dicevo che volevo provare la lavanderia. Mentre non ci sono, anzi no, volevo farla fare ai bambini. Sabri, vai a sgridare, sgridala. Fai la lavandina sui graffi, Mirta. Qua è uno sculaccione, non si fanno queste cose. Sono a disagio perché sono stanca. No, è inutile che scappi. E in tutto questo, niente. Siccome i banconi, mi avete spiegato che queste cose sono i banconi della cucina, Mirta ci mette il sedere dentro nel cibo. Però raga, non capisco perché qua c'è il coso libero, cioè c'è il bancone libero, perché non cucinate qua? Allora facciamo una cosa bella: spostiamo la macchina dei popcorn, la spostiamo qua, quella del cioccolato qua, il caffè dove lo possiamo spostare? Niente, perché volevo anche metterci in realtà la macchina dello zucchero filato, come l'avete consigliato voi, ma poi non saprei come fare. Allora, magari, visto che nessuno va mai dietro al bancone, si potrebbe spostare questo qua, qua, questo qua. Aspettate un secondo, sto facendo una modifica, vediamo se ha del senso. Così gli mettiamo un mobile in più, copiamo questo. Ok, così loro hanno un coso in più per cucinare e posso mettergli la macchina dello zucchero filato. Si spera almeno, eh. Ah, qua ci possono appoggiare i piatti però, raga, ma che è sta? Non capisco, veramente. Non capisco perché vanno a cucinare in bagno quando hanno tutto qua. Boh, me lo spiegherete prima o poi. Allora, io ho aggiunto un mobile della cucina, così almeno possono fare le proprie cose. Ora, sì, lo zucchero filato potrei metterlo, vediamo. Cerca zucchero filato, teschio di zucchero, espositore di teschi, ciotole di dolci, lanterna di zucche. Oh, niente, devo andare qua. Accessori, macchina popcorn, c'è il gelato, non trovo la macchina zucchero filato, è sparita. Vabbè, mettiamogli la macchina dei gelati. Non gliel'ho mai fatto provare un gelato, ovviamente rosa, non scherziamo, non scherziamo. Eccoci qua, torniamo in family e andiamo. Non sono i bambini, io volevo aspettare che tornassero da scuola. Casella dimenticata, un'altra prova standardizzata. Quando Kevin Giulio ha quasi finito si accorge di aver dimenticato una casella poco dopo l'inizio. Tutte le risposte che ha scritto sono inalterabili. Confessa l'errore, questa l'avevamo già provata. Confessa l'errore. Fiu, Kevin Giulio riferisce, ok, gliela fa rifare. Chi è che chiama Sasha? Chi vuoi che lo chiami? Meno male che non ho fatto tempo a vedere, ma sicuramente sarà stato Anas. Vi ricordate l'appuntamento romantico? Vi ricordate l'appuntamento super romantico? Allora, Zacolino, niente. Fiamma cerca di mangiarsi il criceto, è ancora vivo. Attività bassa, va bene, non è un problema. Sabri è a disagio. Facciamo così, Sabri, vai a farti un pisolino. Basta bere caffè. Basta bere caffè, Sabri. Non puoi continuare a bere caffè. Dormi, oppure fai fichi fichi con. Dormi. Ma perché segna il letto maggiordomo? Questo è il letto del maggiordomo. Eccolo qua. Ecco, anche Mirta vuole mangiarsi il criceto. Mi sa che il criceto non durerà molto. Comunque, mi avete spiegato una cosa. Mi avete spiegato, ecco, questa stanza è il mio criceto. Non so se seguite anche la serie di Sasha. Sasha ha tipo un altro animale molto strano e mi aveva detto che in base a quale gabbia prendo viene un animale diverso. E visto che Sabri va a dormire, direi che oggi Sasha fa il lavandoio. Cosa ne dite voi? Allora proviamo finalmente questa benedetta lavanderia. Quindi facciamo così: iniziamo a fargli fare esercizio sul tappeto, perché prima di fare la lavanderia bisogna fare un po' di stretching. Mi pare giusto, non so se anche a voi pare giusto, però dobbiamo fare un po' di stretching. Ah, deve andare in bagno. No, non fartelo addosso mentre fai il bucato, ti prego, ti prego. Tra l'altro, mentre va, controlliamo un po' una cosa. Invita nell'otto, dobbiamo andare a conoscere Favij e Pietro per invitarli a casa nostra. Appuntamento, invia un SMS energico. Un SMS energico vuol dire che cosa fai? Tipo un SMS mentre fai gli addominali? Non lo so. Oh, dobbiamo andare anche nella clinica a vedere come sta andando. Bravo, allora amore. Direi che per iniziare dovresti fare, esatto, del sano stretching. Infatti diventi energico e dimentichi di fare la pipì. Molto a disagio, fantastico. Visto che c'è il bagno qua, cambia colore. Ah no, ok, da qua in automatico vai in bagno. Ma non giù, ma perché devi andare giù quando hai il gabinetto qua? Ma quale diavolo è il tuo problema, amore? Vorrei tanto tanto saperlo. Guardate come cammina come una femminuccia. Vabbè, è Sasha. Fai la tua pipì. Tra c'è Zacco che è impazzito. Zacco vecchietto che è impazzito. Ecco, dobbiamo andare a vedere gli snacks. Gli snacks. No, non farla pipì.
pipì. Già che sei, dagli una carezzina. Una carezzina a Zacco. Prima lavati le mani. E poi dai una carezzina a Zacco. No, perché se ne va. Fantastico. Allora, niente carezzina al cane. Ah no, forse ora gliela vuole dare. Non far la cacca qua, Zacco, eh. Che è che sei vecchietto, però non voglio che fai la cacca qui. Zacco sa anche aprire le porte. Più bravo di me. Bravo, le coccole al cagnolino. E ora si comincia. Aggiungi un additivo per il bucato. Aggiungi dei fiori, aggiungi del cibo. Vabbè, io aggiungo del cibo. Metto un tramezzino al prosciutto e formaggio. Non ce l'ho il bucato. Tanto sono sicura che, cioè, che verrà una cosa buonissima. Allora, mettiamo dei tramezzini qui. Perfetto! Fantastico! Guarda, ghigna, proprio si diverte un sacco. Mi sa che forse non è stato ottimo mettere dei tramezzini visto che escono delle mosche. Vabbè, non è un problema. Aggiorna? Ma no! Aggiorna. Sasha ha bisogno del livello 7 di abilità di manualità per aggiungere aggiornamento. Oh, ma io voglio fargli fare la lavatrice, non posso fargli fare niente. Lava le mani, prende l'acqua, lava i denti. Ecco, lavati i denti già che fai schifo. E se io volessi pulire. Ecco qua. Fai il bucato, fruga nelle tasche. Prima di tutto frughi nelle tasche, che voglio vedere che cosa mi nascondi. Che magari tipo, non so, tiro fuori un qualcosa. C'è un numero di telefono su un fazzoletto. Vediamo cosa trova fuori. Vediamo. Dai, dai, abbi il coraggio di tirare fuori. Sta frugando, ma non trova niente. Minuscolo roditore, Amtaro ha pensato a te durante i suoi viaggi e ti ha portato una cartolina che puoi condividere. Cosa vuol dire che Amtaro è andato a fare un giro e mi ha mandato una cartolina? Fai il bucato, Sasha, fai il bucato. Aggiungi la lavatrice, vieni qua, fai la donna delle pulizie. No, vi giuro che voglio capire Amtaro che è andato a farsi un giro. Vabbè, poi me la spiegherete. Allora, il mio amore è molto fiducioso, un po' stanco, ma deve fare la lavatrice. Quindi prende il bucato, mette il lavatrice, ma non ci credo, lo fa davvero. Adesso, dai, lava il bucato! Wey! Oh, no, il caffè te lo fai dopo. Capito che ora ti ho preso la macchina del caffè, sei tutto felice. Zacchi affamato, sì, amore. Allora, fai il bucato. Prima devi lavare. Fantastico. Quando è pronto devi asciugarlo e poi stirarlo, non scappare. E non puoi stenderlo perché a meno che tu non vada a casa dei mates. Perché a casa dei mates, vediamo, non so se si può vedere. Casa dei mates. Abitano di qua i mates, mi sembra. Ecco, a casa dei mates, qua fuori gli ho messo, vedete, lo stendino. E io non avevo abbastanza spazio per lo stendino, quindi non ce l'ho. E devo accontentarmi. Allora, dove stai andando? Ma stai facendo il bucato? Ma diavolo! Vabbè, lui vuole farsi un caffè. Ok, guarda il bucato. No, vabbè, facciamo che non ti faccio guardare il bucato mentre viene pronto, quindi dobbiamo aspettare che il bucato sia pronto. E nel frattempo, io direi che puoi mangiarti un bel gelato. Prepara un gelato. Wow, gelato a vaniglia, pistacchio, cioccolato, limone 10 dollari. Cioè, il gelato al limone costa più del gelato al pistacchio. Diavolo, ma si drogano. Perfezione pura. Adatto ai vegetariani, sorbetto, questi ovviamente non posso ancora farli. Io direi di preparare un bel gelato al limone perché, non so se lo sapete, ma il gelato al limone è il mio gusto preferito. Quindi bravo, appoggia il caffè e prepara un gelato. Vediamo come si fa. Ma veramente, cioè, tipo, se io mi compro una macchina gelati mi fa sta roba? Me la compro, sto mettendo tipo, boh, dell'acqua, non lo so, il succo di limone. E ora lo preparo. Amore, ricordati che hai un cagnolino. Ma qua che c'è da mangiare? Mamma mia, Zacco, ho capito che sei vecchio, ma non sei ancora decrepito, eh? Intanto sto preparando. Sono curiosissima perché non ho mai fatto queste azioni. E ovviamente sono anche a disagio perché ho stanca. Potrei approfittarne visto che i bambini sono a scuola e dormono. Sabri, Sabri, visto che tra poco ti svegli perché, diciamo, è arrivato il momento. Vediamo se i panni sono pronti o deve suonare. No, sta ancora andando. Guarda il bucato. Vabbè, però magari non lo so, è finito. Guarda il bucato. Svegliati, Sabri. Perché magari guardo il bucato, è asciutto. Cioè, è lavato e devo stenderlo. Boh, vediamo. Sabri si alza. Non vedeva l'ora. In realtà è quello che ho fatto stamattina. Stamattina mi sono alzata. Sasha ha finito di preparare il gelato. Mi sono alzata e ho fatto il bucato. Amore, ha finito di preparare il gelato. Un contenitore di gelato. Che è stato aggiunto all'inventario. Ah, all'inventario me l'ha messo. Ah, Sabri, guarda il bucato. Intanto raggiunge il livello d'abilità. Prendi e sposta il bucato. Prendi e posalo. Prendi e sposta. Aggiungi l'asciugatrice. Ragazzi, mi sento tipo una mondina. Noi siamo le mondine. Andiamo a lavorare. Beh, bagna tutto. Vabbè, che tanto c'è il tappeto. Adesso asciuga il bucato. Ragazzi, che potenza. E ragazzi, è tutto facile. Visto che ora non mi puzzeranno più i vestiti perché abbiamo scoperto, grazie ai vostri commenti, che puzzavano, cioè la puzza era per i vestiti. Chloe è tornata a casa con un progetto scolastico. Completandolo otterrà dei crediti che aumenteranno il progetto. Sarà capace. Il progetto sarà completato rapidamente. Sì, ma non ce la farà perché mia figlia è un po' una capra. È mia figlia, cosa ci possiamo aspettare da mia figlia? Cos'è che c'ha di rotto? No, la macchina del caffè. Allora, Sasha, io non. Tu fai sempre danni. Sei andato a farti un caffè e l'hai rotto. Vai a dormire, mi raccomando. Sì, fiducioso.
sfiducioso. Cioè, sfiducioso perché vai a letto. Sabri, va qua. Allora, ripara. Voglio provare a ripararla. Vediamo se sarò capace. Senza sostituirla, voglio provare a ripararla. E lo so che hai mal di schiena, però se non mi posi magari il cibo per terra, ti ringrazio anche, maggiordomo. Che cosa dici? Ah, i miei bimbi sono tornati da scuola. Fantastico. Luvi è andata a letto. Kevin invece è energico e sta... Vorrebbe fare un pisolino al letto di Sophie. Amore, hai il tuo di letto. Dormi. Reclamati il letto e dormi. Non so più cosa fare. Sophie deve fare il progetto. Chloe dorme perché ovviamente i miei bambini sono fatti così. Perché loro sono molto studiosi a scuola. E quindi... Poi mi avete spiegato una cosa. Mi avete spiegato che i bambini non possono fare i compiti sulla scrivania perché gli ho messo il computer. Quindi o gli levo il computer, però un computer serve. Dove potrei metterlo? Magari in sala. In sala c'è già? No, non c'è. Non so se mettergli un computer in sala. In tutto questo il formaggio è rimasto lì. E non so se mettergli un computer in sala e cambiargli la loro scrivania. Non lo so, consigliatemelo voi. Sabri sta cercando di riparare, ma boh. I voti di Kevin Giulio sono aumentati. Ora è da 8. Non sei proprio il figlio di tuo padre. Ho già capito. Sabri, sostituiscila perché se no, già capito quello che fai. Kevin la sostituisce. Kevin, non sostituirla. Sabri, sostituiscila. Brent. Oggi ci vengo, Brent, alla tua festa di compleanno. No, i panni! Dovevo mettere i panni! Eccoci alla festa di compleanno di Brent. Ovviamente ho i capelli corti con la festa perché... Cioè, con la festa, con la cresta perché... Perché sì. Dov'è che siamo? Siamo in città. Fantastico. Allora, bene, Brent, mi stai invitando? Ma nel senso, che cosa facciamo? Allora, nel senso, mi complimento per l'aspetto, sei un bel ragazzo, ma tu mi hai invitato a festa di compleanno in mezzo a una strada. Sono imbarazzata perché la conversazione è andata molto bene. Allora, per rimediare, recupero in extremis, fermi. O con una barzelletta sui politici. Aspettate. Scherzavo, non volevo dirti che eri bello. Sei solo un cesso. Sono super imbarazzata ora. Altre scelte. Buffo. Barzelletta autoironica. Perché devo cercare di rimediare quello che è successo. Guarda, lui si è messo al telefono. Come quando voi non avete voglia di rotture di balle, che prendete il telefono e fate finta di messaggiare. Sabri prova con la barzelletta autoironica, ma non è successo niente. Intanto già che sono, butto la spazzatura. Ok, vediamo se c'è qualcuno dei nostri. Oh raga, c'è Stefanino. È venuto anche Stefanino alla festa di Brent. Allora andiamo da Stefanino. Presentazione amichevole, perché io non lo conoscevo ancora Stefanino. E tu chi sei, bel bambino o bambina? Alessio. Ecco, Brent ti ho già ignorato perché ora sto parlando con Stepney. Guarda caso, con Stepney è sempre più. Allora, a Stepney. Altre scelte. Amichevole. Chiedo di fare romanzia, un po' troppo. Altri sim. Elogia una... a coppia con... con chi dovrebbe cercare di avere un appuntamento Stefanino? Io direi con Ilaria Grasso. Vai Stefanino, accoppiati con Ilaria Grasso. Festeggia il compleanno di Kevin Giulio organizzandogli una festa indimenticabile. Aspetta che me lo segno. Festa gemelli, perché sennò al prossimo episodio mi dimentico. Ilaria, non lo so, non sei molto convincente. Come? Ma sì, Ilaria Grasso è fantastica. E discuto con lui delle tecniche di fitness. Ovviamente il compleanno anche di Chloe. Raga, mi piace come io sia venuta a questa festa ma abbia lasciato il festeggiato lì. Perché sono imbarazzata, sto cercando di concentrarmi un po'. Allora Ste, con te va tutto bene. Siamo fatti l'uno per l'altra, eh. E discuto delle strategie di gioco. Cioè, dopo che tu hai regalato una rosa al mio fidanzato, ma vabbè, dettagli. Io penso che si giochi così a Fortnite. Tu che cosa pensi, Ste? Dai, mi passa sto imbarazzo. Per farmelo passare, tornerò da Brent, che è qui sul ciglio della strada. Penso a fare l'autostop. E imparo a conoscere Brent. E tu chi sei? Salvatore De Luca. Oh yeah. Arriva Brent da me, non mi devo nemmeno scomodare. Fantastico. Questo compleanno capita solo una volta l'anno, ma sono un evento da non perdere. Porta la torta, un regalo e un sorriso. Fantastico. E che regalo gli posso dare? Vediamo se nell'inventario ho qualcosa. Un gatto. Colloca nello scenario. Qua. Lo posso mettere il gatto qua? No. Se no gli posso ecco un regalo. Scatola misteriosa. Colloca nello scenario. Cosa gli ho fatto a ste? Raga, ho collocato. Eccola qua adesso. Aprilo e dallo al tizio. Oh wow, ho iniziato la mia collezione di elementi? Non lo sapevo. Posso dare il regalo al tizio? Vediamo. Condividi, vantati. Altre scelte. Vabbè, ho un'idea. Allora, aspettate, devo fargli la torta, quindi direi che mi serve un forno per fare una torta. Prima mi serve una cucina. Apriamo un bancone. Un bancone lo mettiamo qua. Prendiamo un forno, lo mettiamo qua. Raga, cioè sono geniale. E adesso cucinerò una torta. Aiuto, non posso. Non posso. Allora, prendiamo il frigorifero anche, giustamente il frigorifero. Il frigorifero di ultima generazione lo mettiamo qua. E vediamo se qui posso fare la
torta. Cucina. Dimmi che posso fare la torta. No, non è disponibile la cucina. Cosa manca? Manca... Ho un'idea, raga. No, guardate che genio che sono, eh. Prendiamo le cucine quelle già fatte. No, stanza. Prendiamo una cucina e la piazziamo. Compra la stanza. La piazziamo qua. Perfetto. Questa è una cucina. No, raga, ho messo il cesso. Ho sbagliato, scusate. Ho messo il cesso. Prendiamo una cucina. Ecco, questa qua come il cesso. Compra la stanza. La piazziamo qua. E adesso andiamo a fargli un dolce, perché sono troppo geniale. Allora andiamo qua. Apriamo il frigo. Cucina. Ecco ora. Fagli una bella torta al cioccolato. Velocemente, grazie. Chi non vorrebbe una cucina in mezzo al parco? Immagino che qua in realtà io possa costruire. Sì, direi di sì. Vabbè, dettagli. Allora, Sabri sta andando in cucina. Devo fargli il regalo e una torta. Come faccio a dargli un regalo, ragazzi? E come... nel senso... come vuole questa? Io sto preparando la torta. Sto pensando a come fargli un regalo. Non lo so. Adesso, Sabri, muoviti. Fai sta torta, infornala. Nessuno ti ha assunto per fare il catering. Bravo, tu, Stephanie, intrattienilo. Non devi intrattenere lui. So che Brent... ma, raga, questo è Brent con la E. Questo è Brant. Non si credo mai nella vita. Oh, Sabri sta preparando la torta e chiacchiera con Brent. Sì, mentre la mia torta cuoce. Svuota il forno. No, no, aspettiamo che la torta sia pronta. E non so come fai. Eccola qua, eccola qua, eccola qua. Oh, wow, wow, wow. Preparata la torta. Mangiamo la torta con lui. Aspettate, eh. Apriamo la torta. Aggiungi le candeline. Perfetto. Chiacchieri dopo con Brent. Dobbiamo fare la missione. Mentre sta tipo qua si taglia. Aggiungi queste candeline, Sabri. Festa di compleanno. Perfetto. Ora Brent, soffia. Urla, chiedi. Congratulati. Congratulati. Mi sa che ero sbagliato a parlare. Congratulati. E poi quantità e qualità eccellente. Ok, buon compleanno a me. Perfetto. Gli hanno fatto la buon compleanno. Come faccio a dargli un regalo? Prendi un pezzo. Ecco, figuriamoci torta al cioccolato se non arrivasse Stephanie. Guardate come la mangia. Ok, e raga, ora il regalo. Cerca regalo. Regali decorativi. Potrei regalare questo. Sono sicura che gli piaccia. Aspettate, prendi questo e regalaglielo a Brent. No, raga, non so fare il regalo a Brent. Allora, non sono bravissima nelle missioni, io ammetto che non sono bravissima. La torta intanto l'abbiamo fatta. Il sorriso vuol dire che devo farlo sorridere. Altre scelte amichevole. Ecco perché non ha accettato il mio complimento. Ora ho capito, Brent, perché non hai accettato il mio complimento. Comunque, altre scelte amichevole. Discuti delle tecniche di ballo. Magari, non lo so, lo faccio sorridere chiedendogli un po' com'è Brant quando loro, capito, ballano nel letto. Avete capito cosa intendo, eh? Mi sa che anche questa missione la fallirò miseramente. Voi cosa pensate? Io penso di sì. È bellissimo come nel cuore della notte io abbia costruito una cucina in mezzo ad un parco senza una casa e sia in attesa di fallire la mia missione. Ma sapete cosa vi dico? Che la fallisco da sola. No, non posso fallirla. Devo aspettare la fine. Beh, che non manca molto. E quindi, X, vuoi terminare in anticipo? Sì, voglio terminare in anticipo perché Sabrina non è molto brava con le missioni. Le missioni di CO2, ovviamente. Oh, Sabri torna a casa. Torna a casa perché ha lasciato il bucato nell'asciugatrice. Però dove lo stendo? Posso andare a stenderlo dai mates? Vi rendete conto? Cioè, farebbe troppo ridere se io potessi andare dai mates a stendere il bucato. Allora, eccoci qua. Magari Sabri, se non fai il bucato vestito alla festa, ti dico grazie che sembri una Winx. Puoi andare qua, Sabri, a prendere e posare il bucato. Però dov'è che lo posi perfettamente? Se non... beh, che cosa mi serve lo stendino a me? Non mi serve, ho preso l'asciugatrice. Cosa diavolo mi serve? Bello come da disagio passo a felice. Così in un batter d'occhio. Ah, sapete perché sono felice? Perché ho pensato, yeah, che bello, devo posare il bucato. E sono diventata felice. Così un po' a caso. Vabbè, niente, io ho deciso che il bucato lo stenderò da Winx. Ok, ecco, mi avvicino all'asciugatrice. Telecronaca, prendo il bucato. Scusa, adesso mi dici dove hai comprato un'asciugatrice che ti stira i panni, cioè che ti escono così, perché io lo voglio sapere. L'hai presa al Mediamor, al Lobby? Dove hai comprato questa asciugatrice? Perché, scusate, ma la voglio anch'io. Riponi il bucato, metti nell'inventario, riponi il bucato. Fammi capire cosa faccio, lo metto negli armadi? Dov'è che lo ripongo? Sono molto curiosa perché non sapevo che i Sim avessero i vestiti. Infatti gli ho messo anche pochi armadi, se vi ricordate. Li ho riposti! Cioè, avete visto con che tocco di magia io li ho riposti, li ho fatti sparire? Non si sa! E lo
lo scopriremo magari cercando negli armadi da qualche parte. In tutto questo io finirei l'episodio guardando Sasha che si fa un bel bagnetto. Amore, a parte che sei troppo buono, e fidati, non ti ho tradito con Stepney, ho solo fatto un po' di cacciara. Ma ora che ti vedo giocare così come un bambino, magari me ne pento anche. Detto questo, vi invito a lasciare un like se vi piace la mia serie, a scrivermi nei commenti che cosa volete che io faccia nel prossimo episodio. Sto segnando tutte le vostre idee belle 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 belle. Vi mando un bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Mi raccomando, mi servono commenti generici, magari anche non inerenti a questa puntata, ma su cosa volete che io andrò a fare negli episodi futuri, anche magari con le interazioni con le altre famiglie. Aspetto i vostri commenti.